ora torniamo in studio e ci spostiamo nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, dove negli anni 60, probabilmente in totale buona fede, è stata introdotta una specie allottona, una specie che viene da fuori Europa, e il salmerino, è un parente della trota. Vediamo oggi come sta lavorando il parco per poter sopperire, per poter far fronte a questo problema. Ne parliamo prima di tutto con Akats von Ardenberg. Piacere, biologo del parco, benvenuto a Geo. Grazie. Innanzitutto voi avete un progetto che mira a rimuovere il salmerino dai vostri laghi alpini, dai laghi che caratterizzano alcuni degli scenari più belli dei nostri parchi nazionali italiani. In cosa consiste questo progetto? Ma il progetto, l'azione sul salmerino fa parte di un progetto più ampio, all'interno di un progetto finanziato dalla comunità europea, un progetto Life Plus, che si chiama Bioacque, e una delle azioni è proprio l'eradicazione del salmerino, che, come giustamente detto prima, è una specie alloctona, cioè una specie proveniente dal Nord America, che è stata purtroppo introdotta non solo nel parco, ma praticamente una gran parte dei laghi alpini sulle Alpi negli anni 60 e prima, per ragioni di pesca sportiva, esatto, immagino, perché si adatta molto bene ai climi freddi delle Alpi. Il simbolo di questo progetto è una rana, sì. La rana montana, rana rossa, rana temporaria. Sì. C'è un motivo della scelta di questo logo particolare? Ma sì, c'è un motivo, perché la rana temporaria nei laghi... Basiamo questo progetto su 6 anni di studi precedenti a questo. Abbiamo mostrato come nei laghi in cui è presente il salmerino, la rana temporaria non ha assolutamente nessuna chance di riprodursi, viene completamente portata all'estinzione locale in quei si laghi. Si mangiano uova e girini, quindi si non mangiano rimane tutto, niente. Esatto. E quindi, visto che è una specie, insomma, caratteristica, target, localmente di interesse conservazionistico, quella sì che appartiene a quegli ambienti. Esatto, assolutamente sì. Che fine fanno i pesci catturati da voi poi? Ma i pesci, noi abbiamo fatto la scelta innanzitutto di utilizzare degli strumenti non invasivi per la raccogliere questi pesci. Quindi cosa avete usato? Usiamo delle reti che tiriamo attraverso il lago. I pesci raccolti vengono in parte destinati all'alimentazione umana, noi praticamente li doniamo a delle microcomunità per gli anziani, cose del genere. Quindi fanno anche una fine nobile, sì, se sì, vogliamo. Diciamo, sì. E una parte invece la teniamo per l'alimentazione di lontre, che c'è informazione, si sta terminando un centro per la conservazione delle acque in Val Savaranche, nel parco. Bene. Dove verranno ospitate anche delle lontre, quindi queste serviranno in parte anche per questo. E invece riguardo alle altre azioni che vengono previste da questo progetto, ci puoi parlare di qualche altro? Sì. Ma come vi dicevo prima, il progetto è ampio, nel senso prevede altre azioni, oltre a questa abbastanza sperimentale dell'eradicazione, visto che è la prima volta che nelle Alpi ad alta quota si tenta un'eradicazione di questo tipo. Le altre azioni prevedono degli interventi interventi a favore della trota marmorata, questa sì è una specie che dovrebbe esserci, e in torrenti, però non sui laghi. I laghi non dovrebbero avere nessun tipo di pesce. Anche perché non sono raggiunti, no, naturalmente, esatto, da... Esatto, quindi ci sono dei salti che i pesci riescano a raggiungere, esatto, questo tipo, naturalmente, di laghi. Naturalmente questi laghi dovrebbero, come fauna, dovrebbero avere solo specie zooplanctoniche, macroinvertebrati. Avete anche una specie endemica di un particolare prostaceo? Sì, c'è una specie di Daphnia, la Daphnia middeldorfiana, che è una specie che è un relitto glaciale, se vogliamo, è presente nell'Artico e poi sulle Alpi in molto poche località. Noi l'abbiamo trovato solo nei laghi in cui il salmerino è stato eradicato. A me piace questo aspetto perché sono appassionato di piccoli animali, quindi sapendo di questa cosa te l'ho voluta far citare, perché non ci sono solo trote in giro nei nostri laghi, ci sono anche altri animali, non solo rane, ma anche altri animali, spesso piccoli, poco conosciuti, ma che hanno un ruolo importante, vero, nell'ecosistema? Assolutamente sì, molto importante, questi ecosistemi, appunto, come vi dicevo, dovrebbero sussistere in completa assenza di pesci. Quindi le altre azioni sono delle azioni a favore della trota marmorata, questo però sui torrenti nel versante piemontese del parco, e l'altra la sperimentazione di sistemi di pedofitodepurazione ad alta quota, no? Che sussistono in su... cosa consistono? Sono praticamente degli ambienti umidi che vengono realizzati, dove il reflo che viene raccolto, il reflo che viene da
in questo caso dove lo sperimentiamo noi in due siti, da una malga sì. e poi da un rifugio, e vengono raccolti e vengono filtrati prima di arrivare proprio ai laghi. Ah, è questo modo per ridurre l'eutrofizzazione di questi laghi. Certo, che l'apporto organico di una esatto. malga è sicuramente esatto. alto. Esatto, quindi... è anche di un rifugio, nonostante siano tutti a norma come per quanto riguarda i sistemi. Certo, però comunque di cosa, c'è però, un minimo esatto, di... Esatto. Benissimo, grazie mille Prego. A Lakatz von Hardenberg per essere stato qui con noi. Ora ci spostiamo perché continuiamo a parlare del Parco del Gran Paradiso in compagnia del presidente del Parco Nazionale del Gran Paradiso, Italo Seris. Benvenuto a Dio. Grazie. E quindi sposto un po' su quelle che sono le domande più, in realtà più ampie riguardo al ruolo delle aree protette dei parchi in Italia. Qual è il ruolo, innanzitutto, a me preme chiederle, della ricerca all'interno dei parchi? La ricerca scientifica è una delle attività prioritarie che i parchi svolgono, nel caso specifico poi del mio parco, del Parco Nazionale del Gran Paradiso, da sempre direi che questa attività lo caratterizza, dai suoi 90 anni di storia a una grande produzione anche scientifica, anche di pubblicazioni. La ricerca non è evidentemente fine a se stessa, ma guida la gestione di questo patrimonio faunistico e floristico straordinario, quello che noi chiamiamo biodiversità, che è una degli scopi principali per i quali esistono le aree protette, che sono nate proprio per proteggere e tutelare questo patrimonio. Per poterlo fare bene è assolutamente indispensabile potersi basare sulla ricerca scientifica. Ecco, riguardo a questo progetto, Akatz diceva una cosa molto interessante, diceva che sono state utilizzate il più possibile tecniche a bassissimo impatto ambientale per evitare di avere, sì, la ricerca va bene, però di avere un impatto grosso sull'ambiente, no? Perché quello è la prima. Certo. Voi come parco cos'altro fate per ridurre il vostro impatto ambientale? Perché il parco ha anche delle sovrastrutture, degli uffici, avete tutta una serie di strutture. Diciamo che questo fa parte di una filosofia che noi condividiamo, cioè vale a dire quella di ridurre le emissioni di anidride carbonica, di operare sempre con materiali ecocompatibili, quindi abbiamo adottato le nostre strutture dal punto di vista energetico, facciamo in modo che siano ovviamente ecosostenibili, e però abbiamo anche promosso nel parco delle attività legate alla mobilità sostenibile, in particolare proprio al Nivolé, cioè nel sì. colle che collega la Valle d'Aosta con il Piemonte, vi è una strada che è stata costruita negli anni 30 quando sono state realizzate le dighe e che conduce ai 2600 metri del piano del Nivolé. Nelle 8 domeniche di luglio, agosto e a ferragosto questa strada è chiusa al traffico veicolare e vi si può accedere praticamente al Nivolé attraverso o a piedi o in bici oppure con delle navette nell'ambito di un progetto che ormai ha 11 anni di vita, che ha promosso il parco, che si chiama Quindi, A piedi tra le nuvole, pionieristico sicuramente, che dove i turisti, i frequentatori, i fruitori del parco possono andare accompagnati dalle guide del parco a visitare il territorio, anche, vi sono anche tutta una serie di manifestazioni e di attività collaterali legate all'enogastronomia e sì, anche tutto quello che è l'attività per fare vivere anche le persone all'interno esatto, del parco, perché esatto. il parco, se lo si conosce, lo si riesce a preservare, no? Quindi se le persone lo vedono come una risorsa, come un valore, poi sono più portate ad aiutare anche l'ente parco stesso, comunque chi ci lavora, i ricercatori, esatto. per se non si conosce, se è solo chiuso esatto. e basta, esatto. poi diventa esatto. un qualcosa noi siamo di privativo, assolutamente no? Condividiamo assolutamente questa filosofia, i parchi debbono essere fruibili, Bene. Perché nella loro missione da un lato vi è la conservazione della biodiversità, ma dall'altro lato vi è anche la promozione e lo sviluppo socio-economico certo, delle certo. popolazioni che vivono all'interno. E questo significa poter sviluppare un turismo dolce, un turismo sostenibile, Benissimo. Un turismo naturalistico. Grazie mille al Presidente grazie. Del Parco Nazionale del Gran Paradiso, Italo Seris, ancora grazie ad Akatz von Hardenberg.